di classe. Vabbè, mi raccomando, mo che sei rappresentante, quale italiano, che c'ha troppi compiti. Vai, dillo pure che la cosa è troppo breve. Mi avete fatto rappresentante di classe o preside? Comunque, ti voglio dire che ti ho votato anch'io. E davanti a tutti voglio chiederti scusa per quello che è successo un mese fa. E quindi per completare questa parte di storia così importante, noi in questi giorni andremo a visitare... Avanti! Buongiorno, questa è la quinta C. Sì, tu sei? Roberto Scognamiglio. Ah, sì ragazzi, lui è un vostro nuovo compagno. Oh, sei mai scarto! E che modi sono questi? Roberto, vai a sederti lì, vedi? Vicino a Gennaro c'è un posto vuoto. Bene, dato che sei nuovo... Chi stai uscendo dalla concessionaria? Puoi presentarti alla classe, grazie. Salve a tutti, mi chiamo Roberto Scognamiglio. Ho 18 anni e dopo molto tempo vengo in una scuola vera, perché prima stavo a Nisida. Ma perché a Nisida c'è sta scuola? Quindi la scuola di carcere. Alunno Scognamiglio Roberto, la classe quinta C, recentemente in presidenza. Vai pure Roberto. Per cui, come vi ho accennato, abbiamo programmato questa visita guidata al museo dove vedremo proprio una mostra che riguarda non prettamente gli anni dell'unità, ma tutto ciò che precede. A casa perché? No, perché tu scommessi spicciata coppa motorino io, ma tu non sai niente. Io nemmeno c'ho la moto. E poi perché lo domandi a me? No, perché sei l'unico che ha uscito in da classe e poi... E poi che cosa? Stai pensando a così perché venga a Nisida. E dai ragazzi, smettetela, adesso vi state conoscendo. Yeah, Gennaro, tua occasione. Ma sei voluto già un fuoco con me tu? Già oggi ferito. Ma tu non capito chi? Gennaro, stai qua. Siamo stati noi, dovremmo fare solo uno scherzo. Sì, bicani, spicchietti. Quando mi lasci due, per favore, strutto.